dalle forze contrarie, la notte nel sonno quando non sono cosciente, quando il mio percorso si fa incerto e non abbandonarmi mai, non mi abbandonare mai, riportami nelle zone più alte, in uno dei tuoi regni di quiete. È tempo di lasciare questo ciclo di vite e non abbandonarmi mai, perché le gioie del più profondo affetto o dei più lievi aneliti del cuore sono solo l'ombra della luce. Ricordami come sono infelice lontano dalle tue leggi, e non abbandonarmi mai, non mi abbandonare mai, perché la pace che ho sentito in certi monasteri o la vibrante intesa di tutti i sensi in festa sono solo l'ombra della luce. Torneremo ancora, concerto mistico, e come potrebbe non essere che questo, per Battiato di Simone Cristicchi e Amara. Quel pezzo è arrivato da altrove, lo dice Franco Battiato ai giornalisti presentando L'ombra della luce. Arrivo, Don Massimo, la vedo già, i motori pronti, ma arrivo subito da lei. Io sto godendo lo spettacolo. No, adesso diciamo. Io rimarrei in silenzio tutto il resto della puntata e No, la prego, lei. Meraviglia! C'è una particolarità in questo concerto: abbiamo voluto aggiungere ai brani di Battiato anche dei frammenti di canti sacri del mondo, quindi siamo andati ad innestare nei suoi brani. Per esempio, in quest'ultimo c'è un canto in aramaico, che è la lingua originaria di Gesù di Nazareth, e quindi è un canto che è tuttora in uso presso le chiese cristiane ortodosse d'Oriente, è il Salmo 22 se non sbaglio, e abbiamo voluto inserirla proprio dentro L'ombra della luce. Così poi ci sono anche dei mantra invece dell'induismo, canti dedicati alla
alla divinità Ganesh oppure il Gayatri Mantra, sono dei momenti insomma che rendono il concerto ancora più contaminato. E noi vi ringraziamo per questo, tutti e due, perché siete... Io poi li sto vedendo da così vicino, eccolo qua, vediamo il concerto mistico per Battiato, però quel pezzo è arrivato d'altrove a Don Massimo Granieri, che non vuole parlare, ma invece io gli chiedo di parlare, lo devo chiedere come commento. È una cosa che dicono tutti gli artisti, Simone potrebbe testimoniarlo, quando scrivono è come se ci fosse una forza superiore a loro che consegna qualcosa da tradurre poi per noi ascoltatori. Sono dei messaggeri.